Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata tentativo d'omaggio alla grande pittura ferrarese della cosiddetta Officina, con i tre grandi nomi di spicco: Cosme Tura, Francesco del Cossa e Ercole De Roberti. La volta scorsa avevamo concluso la puntata approdando al Salone dei Mesi in Palazzo Schifanoia. Abbiamo parlato un po' delle vicissitudini subite da questo bellissimo palazzo nel corso dei secoli dopo che gli Este erano stati costretti ad esiliarsi, ad espatriare da Ferrara nel 1598, trasferendosi a Modena, la seconda capitale del Ducato, dove poi sarebbe sorto il grandioso Palazzo Ducale, oggi, come sapete, Accademia Militare. Questo anno fatidico ovviamente significa il passaggio, la cosiddetta devoluzione di Ferrara alla Santa Sede. Quindi, sin da allora, Ferrara e il suo territorio entrano a far parte delle legazioni pontificie. E la data che vi ho voluto segnalare particolare, che segna la rinascita, il ritorno alla vita, no? Ormai è una metafora, un'espressione molto in auge in queste settimane, in questi mesi. Auspichiamo tutti il ritorno ad una specie di vita normale, ma il ritorno alla vita quale essenziale tassello, fulcro e punto di gloria del patrimonio culturale ferrarese e europeo, era l'anno 1898. Io avevo sbagliato di 4 anni dalla memoria la volta scorsa. 1898, il palazzo viene reinaugurato dopo tanti accurati restauri, in parte anche dei recuperi, al cui centro c'è proprio la valorizzazione dei cicli dei mesi. Nel 1898, sino ad oggi, il Palazzo Schifanoia è Museo Civico di Ferrara, un assoluto punto calamita, dopo le tante calamità. Avevamo già detto che i mesi sono superstiti, grosso modo 7, più alcuni frammenti degli altri mesi, ma pochi, veramente pochi residui, pochi avanzi. Ogni mese è suddiviso in 3 fasce orizzontali. La fascia superiore reca la divinità a cui è affidata, diciamo, la regia, a cui è affidato, per così dire, il dominio del rispettivo mese. Questa divinità sta seduta su un carro trainato da animali o reali o fiabeschi fantasiosi. Nella seconda fascia, che è dipinto su sfondo lapislazzulo, bellissimo come colore, ben conservato nei mesi superstiti, troviamo al centro il segno zodiacale, affiancato ai lati da una o anche due, una volta addirittura 2 figure per ogni lato. Di solito c'è una figura sulla sinistra, una figura sulla destra, e al centro, proprio al di sopra del segno zodiacale, una figura centrale. E abbiamo già menzionato che sono considerati o vengono interpretati come i cosiddetti decani. Ogni decano presiede a 10 giorni del mese.
sono figurazioni complesse e sulle quali oggi non indugiamo più di tanto, tranne su quello di settembre, che è veramente potentissimo, potentissima come testimonianza e anche affascinante come dipinto, ma lo vedremo dopo. La terza fascia, la zona, il registro inferiore, è sempre dedicato al committente e alla sua pretesa di rappresentatività, di rappresentazione, il Duca Borso, no? A pochi mesi dalla conclusione del ciclo e a pochi mesi anche dopo la sua morte, prima della sua morte, perdono, lui riceve da Papa Paolo II anche l'investitura ducale di Ferrara nel 1471. Guardiamo un attimino il mese di marzo, come gli altri due, aprile e maggio, opera di Francesco del Cossa, ne abbiamo già parlato, ci siamo già soffermati giustamente, e vediamo che il carro di Minerva è trainato da unicorni, che è il simbolo araldico preferito dell'Este. E vediamo i brani laterali, che sono comunque bellissimi, ma più che altro vorrei soffermarmi di quelli di aprile, che è affidato a, come mese, al governo, alla presenza di Venere. E nella fascia inferiore Francesco del Cossa veramente ci offre un brano del suo genio spettacolare, realizzando una comunicazione di varie scene, a cui centro spicca sempre il Duca Borso, lì a cavallo, su un lato invece dà anche una moneta al buffone di corte, ma guardate anche diciamo il suo seguito, alcuni sono proprio i suoi familiari, ne abbiamo già parlato di questo termine, geniale. E poi come trovata, come battuta, quella figura del paggio che quasi sporge dall'affresco della parte inferiore, seduto su una specie di balconata, di balaustra, e tenendo in braccio un falco. Questo è bellissimo, spero che la riproduzione lo renda abbastanza discretamente. Il mese di aprile, sempre di Francesco del Cossa, reca in alto il trionfo di Venere, davanti alla quale si trova inginocchiato Marte, no? La divinità della guerra, e il carro è trainato da cigni. Poi aprile è il mese non solo della primavera tout court, ma anche dell'amore, tutto coincide. Così vedete sulla destra, ovviamente distribuiti su vari livelli, in alto le tre grazie, che sono veramente graziose, uno splendido brano di nudo, senza tocchi, senza accorgimenti artificiali, veramente naturali, e un brano affascinante, perché ovviamente la pittura del nudo, siamo nella seconda metà appena del 400, quindi una cosa veramente sui generis, che vale assaporare proprio quasi di per sé e per sé. E sotto vediamo delle damigelle con degli strumenti musicali, tutto è un idillio. E sulla sinistra, a pendant, tutte queste scene veramente galanti di gesti civettuoli, di civetteria, di galanteria primaverile. Vediamo le coppie che stanno amoreggiando, che si stanno scambiando dei gesti dolci, ma è una cosa assolutamente prelibata, bellissimo. E
non mancano scene ovviamente anche squarci paesistici che trasmettono già tutto questo senso, come ne abbiamo già parlato tante volte, varie volte, scusate, questo senso del fantasioso in cui Del Cossa realizza i suoi paesaggi, veramente un'opera composita in questi tre registi tra le più affascinanti. Il mese di maggio, che visto che gli affreschi furono sempre dipinti dalla sinistra verso la destra, è il primo di quei tre per cui è convalidata diciamo la presenza e è convalidato l'intervento di Francesco Del Cossa. Il mese di maggio è superstite, ha sofferto, è stato danneggiato nella parte inferiore, purtroppo dall'inserimento di una porta successiva a quella vera che c'è tuttora. Comunque lì vediamo bene sulla parte superstite a sinistra, perché della parte inferiore è andata perduta la parte con borso al centro per quella porta posteriore. Vediamo questi motivi agresti. Le scene agresti sono essenziali, vedete anche la portatura delle vigne in alto nella scena di marzo. No, sono delle cose grandiose. Ora passo velocemente verso agosto e settembre. Settembre è la chicca, è il colpo di scena che ci attende oggi, che ci svela il terzo grande pittore, ma non va disgiunto del tutto dalla scena di agosto. Agosto relativamente ben conservato anch'esso, come anche quelli precedenti, anche se ci sono alcune perdite, viene ascritto ad un Gherardo da Vicenza, che sarebbe anche autore di alcuni altri affreschi, tra quelli ancora superstiti e quelli perduti. Gherardo da Vicenza è una figura per noi quasi sconosciuta, si sa solo che lui è stato al servizio degli esteri per quasi 30 anni, in vari ruoli, con varie mansioni, ha fatto il decoratore, lo scenografo, ha fatto appunto il pittore, senza che si sappia davvero inquadrare o identificare bene la sua figura. Grazie alla scoperta di un documento anche lì, anche per lui, si sa che Ercole De Roberti nel 1467 era un suo garzone, un suo giovane collaboratore. Comunque è bello anche l'affresco di agosto affidato alla divinità Cerere, no? la divinità delle raccolte. E non mancano mai, e vedete anche nella fascia mediana c'è questa figura a destra, a sinistra da chi guarda, che tiene un fascio di cereali, quindi è il periodo, il mese delle raccolte del grano. Il mese di settembre è oltre, insieme a quelli tre, marzo, aprile, maggio, realizzati dal Del Cossa, una eccezionale prova di maestranza, del colpo di genio del giovanissimo Ercole De Roberti. E perché ci si è varie volte soffermati, lo stesso Roberto Longhi, a cui in questi excursus io devo tanto riguardo alla cosiddetta Officina Ferrarese, ricordo di nuovo a voi cari amici il suo magnifico scritto L'Officina Ferrarese del 1934, poi ampliato nel 1946, sei anni dopo. Vi presento anche una foto della copertina del mio vecchio volume, che è la riproduzione dell'edizione del 1946, ma con la nuova edizione di Sansoni, della illustre casa editrice Sansoni del 1956, che fa vedere una scena
è fra le più affascinanti e forse la scena più espressionista di tutto il ciclo che fa parte del mese di settembre. Ci si è soffermati, Longhi dice, ma il pittore di Augusto era una persona mediocre, insomma non fa neanche nome, non si sapeva ancora, mediocre, lasciamo perdere. Ovviamente anche nell'affresco di settembre, che comunque non può che essere il primo colpo di genio di Ercole De Roberti, abbiamo una partecipazione di un collaboratore, o forse di quello stesso pittore mediocre di Augusto, cito sempre Roberto Longhi. Ma questo riguarda per esempio questi sei putti, questi sei bambini sulla destra in alto, che sono un po', diciamo, un po' pallidi, un po' banali, ma il vero colpo di genio si realizza nei motivi centrali e essenziali, perché questo mese viene guidato dalla divinità Lussuria. Lussuria, a volte si dice vulcano, ma non può essere, perché Lussuria, il cui caro viene trainato da, come dice il Longhi, Bertucce schifiltosi, cioè babuini, e ho anche un quaderno, perché voglio leggervi una piccolissima citazione che mi sono trascritto a mano, di Roberto Longhi. Ma poi vedete, sulla sinistra vediamo la fucina di Vulcano, ed è uno dei brani più affascinanti, demoniaci, come dice Longhi, arrivo alla citazione, mai realizzati. In mezzo, bellissimo anche lo scudo con la lupa romana all'interno, grande, grande. La scena inferiore, su cui positivamente si sta già soffermando Roberto Longhi, è assai ben conservato, comunque purtroppo ha sofferto anch'essa di deperimenti, ma pensando che il settembre è l'ultimo mese ben conservato, dopodiché purtroppo c'è l'emergenza, c'è la scomparsa degli altri affreschi. E si, facendo il giro, si prende integralmente di nuovo col marzo sulla parete est orientale. La scena inferiore di settembre mostrava il Duca Borso che sta accogliendo, come scrive Longhi, un ministro. Si è evidenziato, o si è avanzato con plausibilità, l'ipotesi che si tratti proprio dell'ambasciatore veneziano. Quindi a questo punto, importantissimo anche questo per la vicinanza e per la secolare affinità, ma anche conflittualità fra Ferrara e Venezia, perché Venezia non è mai riuscita a conquistare Ferrara, ma di questo aspetto magari potremo anche parlare un'altra volta. Ora desidero leggervi il brano di Longhi, che naturalmente non trovo. Ah, questo è troppo bello. Qui una nuova pazzia scoppia nell'arte ferrarese. Questo giovane lavorante, perché su per giù avrà avuto 19 anni a Corte Roberti, che poteva credersi abbandonato sulla banchisa difficile del Tura, o spostato in qualche sottopassaggio a trabocchetto del Cossa, trova ancora modo di inventare lì per lì un suo personale cubismo. Su questo Roberto Longhi si sofferma tanto. Furente e immaginoso, un suo personale cubismo furente e immaginoso, ma è fantastico, meglio che mi viene l'emozione, meglio che non mi dilunghi. Voglio solo concludere questo passo meraviglioso che ho trascritto, perché soffermandosi sulla fucina di Vulcano, lui dice, ma è una cosa incredibile, questa fucina, questa bottega del Amiere, dice Longhi, dove stanno appese queste corazze
che sono eccezionali nature morte, eccezionali. Allora, il quadro della fucina di Vulcano, dove il furore della scoperta formale non la cede ai più feroci formalisti toscani. Viva Roberto Longhi, viva Ercole De Roberti. No, è una cosa fantastica. Una volta richiamato lo sguardo su questa scena demoniaca, prosegue sempre Roberto Longhi, suona come una prima redazione, questa scena che suona come una prima redazione di quel miracolo d'azione furiosa nell'episodio degli spegnatori d'incendio entro la predella Vaticana. Con questo Roberto Longhi ci affida già il pensiero, ci aiuta a proiettare il pensiero verso quel capolavoro del politico Grifoni, realizzati entrambi, da entrambi i geni, Francesco Del Cossa e Ercole De Roberti, a cui dedicheremo la prossima e temo quasi ultima puntata di questa piccola serie del ciclo Ferrarese. Vi vorrei anticipare che vorrei parlare ancora un pochino con il senso dell'adagio, della lumaca. Vi ricorderete di questo bellissimo motivo, di questo bellissimo e tenero motivo nella Pala dell'Osservanza di Francesco Del Cossa. Con l'adagio della lumaca vorrei dedicare un'ulteriore puntata post Pasquale al politico Grifoni, e un momento ho ancora per portare la vostra attenzione verso quel supremo capolavoro di Ercole De Roberti, realizzato intorno al 1480 per i canonici lateranensi di Santa Maria in Porto. Dentro, oggi dentro, ma allora era Santa Maria in Porto, fuori di Ravenna. Solo che questa meraviglia suprema, grazie alle spoliazioni napoleoniche, ma almeno non è finito a Parigi, dove i francesi ovviamente non avrebbero neanche più restituita dopo il congresso di Vienna, ma diciamo, visto che il Louvre scoppiava già da tutte le parti, da tutte le opere rubate dal solito Napoleone, la appena fiorente Pinacoteca di Brera divenne, per così dire, l'entrepôt o il magazzino, un deposito intermedio, no? Per quelle opere che non potevano essere subito portate in Francia. E per fortuna o per sfortuna per Ravenna, ma per fortuna per noi, perché siamo sempre in territorio italiano, per fortuna questo assolutamente capolavoro della pittura ferrarese, che per Longhi simbolizza la piena italianizzazione della pittura, è rimasto a Milano, è rimasto in Italia. Copri fortuna, mi dispiace solo per Ravenna, che meriterebbe di poter rimpatriare questo suo capolavoro, uno dei capolavori di tutti i tempi. Vedete la struttura, questo trono rialzato su cui sta seduta la Madonna, ai lati Sant'Anna e Santa Elisabetta, e per terra, in piedi Sant'Agostino e il beato Pietro degli Onesti, una figura un po' leggendaria, che comunque lui fondatore dei canonici di Porto, e la chiesa di Santa Maria in Porto fuori ha subito un terribile destino, essendo stato colpito da una bomba alleata il 6 di novembre 1944. Monsignor Mazzocchi, che poi divenne il grande storico delle chiese ravennate, scrivendo anche su questa meravigliosa chiesa, perché si hanno le fotografie in bianco e nero dei magnifici affreschi di pittori riminesi dedicati anche alle storie dell'anticristo,
almeno il bianco e nero. Poi c'erano rimasti superstiti 13 frammenti di affresco, ma sono stati rubati negli anni 70, un disastro. Comunque la chiesa è tuttora affascinante perché lì c'è l'antico sarcofago di Pietro degli Onesti. Quindi, e guardate però questi rilievi in bronzo dorato con le città, e guardate anche la città sullo sfondo, diciamo nella zona mediana tra la parte alta del trono e il basamento, che ci trasmette un assoluto senso del surreale. Vi ringrazio, cari amici, vi auguro buona, grazie della vostra attenzione, vi auguro buona Pasqua, alla prossima.